Allora, mister, parliamo della gara di domani contro il Torrecuso. L'impressione è che possa esserci qualche novità nell'undici iniziale rispetto alle ultime due partite di campionato? Sì, penso di sì, anche perché ti dico pure questa settimana, ti dico la verità, abbiamo avuto qualche problema pure, se dico, con questa influenza, cioè, quindi ancora devo, non so, con l'allenamento di oggi devo anche valutare bene tutte quante, non so, come stanno questi ragazzi, ecco. Il rischio più grosso si chiama Nicolas Sibojo, che non si è allenato per niente bene. Lì ci sono pochi cambi in quel reparto per la difesa 3. Ma sicuramente ti dico qualcuno giocherà, cioè, quindi dico, non so, io voglio, ti dico solamente gente che quando vado in campo, non so, stia bene, ecco. Cioè, io non è che mando in campo gente che non sta bene, tutto qua. Sì, dunque arriva il Torrecuso. Quali saranno le maggiori difficoltà che potrà avere il Taranto nell'affrontare questo avversario? Come in tutte le partite, ti dico, non so, è una partita difficile, ti dico, contro una buona squadra. Ti dico, contro una buona squadra che gioca a calcio, ti dico, loro anche a Nardò, cioè, vuol dire, non so, hanno perso, però dico, sono anche rimasti, non so, se non mi sbaglio, anche dico pure, non so, 8-9 uomini, quindi però hanno fatto una buona partita. Sì, mister, la partita di andata terminò con il punteggio di 2-2, subimmo due gol rocamboleschi sul calcio piazzato. Cosa si può fare per evitare queste, diciamo, disattenzioni e serve più attenzione, dico, serve più attenzione, serve più concentrazione e basta, cioè, vuol dire, non è che ti dico non è che serve tanto altro. Zerrillo, lo sparocchio difensivo, cioè offensivo, è un giocatore importante per loro, insomma, un giocatore fondamentale. Zerrillo sarà squalificato. Sì, lo so. Io invece volevo parlare della gara di andata. Diciamo che iniziò poi da quella rimonta un po' la crisi che portò poi al tuo esonero. Voglia di rivalsa? No, voglia solo di pensare, ti dico, so, alla partita di domani e basta. Dico, c'è solo rivalsa, anche perché poi, dico, abbiamo anche visto che su quel campo, dico, non è che tutti sono andati a vincere, cioè, quindi insomma, tutti quanti hanno anche, cioè, hanno avuto tante, dico, cioè, anche tante difficoltà, ecco. Sul Torrecuso sempre, hanno vinto contro la Virtus Francavilla, però il loro, diciamo, score in trasferta è un po' ondivago, no? Come il nostro. Certo, però questo potrebbe costituire, fra virgolette, un vantaggio psicologico, perché magari è una squadra che ha mostrato, come giustamente hai detto bene te, un po' di fragilità e di scricchioli in trasferta. Ma ti dico, più che altro, se ti dico, non è che sia una squadra, cioè, insomma, magari non è che faccia bene trasferta, vuol dire, cioè, insomma, vuol dire che sia scarsa, se no, dico, ad esempio, perché noi siamo scarsi. Insomma, bisogna vederla sempre, cioè, sono sempre di partita in partita, ecco. Mi hai dato un assist per un'altra domanda. Uno dei tuoi maestri, tra virgolette, mister Arleo, disse in conferenza stampa nel dopogara contro il Picerno che probabilmente c'era qualche elemento del Taranto che non saliva neanche sul pullman in trasferta, parlando un po' a livello di temperamento, no? E magari qualche giocatore di grossissime anche qualità tecniche magari in trasferta non rendeva perché poco, con poco carattere. Sei d'accordo? Con me sono sempre saliti sul pullman, con gli altri non lo so. Partiamo, una domanda sul modulo 3-4-3 confermato. Sì, il modulo rimane quello. Con De Lucia reduce dall'ottima prestazione, sì, certo, domenica scorsa, confermato, sì, tra i pali. Va bene, grazie. Mister, proprio a proposito, facendo un passo indietro, Isola Liri, come ti spieghi comunque questo andamento diverso fra casa e trasferta? Qual è
potrebbe essere il motivo principale? Comunque in casa grosse prestazioni, in trasferta si va un po' più in difficoltà. Ma io ti dico quella di sabato scorso, a me la squadra è piaciuta. Perché ti dico, cioè abbiamo anche giocato su un campo, se so di la verità, proprio impossibile giocare. Cioè, abbiamo avuto le nostre 4-5 occasioni da gol, ma se non segni, dopo la fine rischi anche di perdere la partita. Cioè, a me la squadra è piaciuta come temperamento, diciamo come tutto. Poi è normale che non è, vuol dire, tante volte giochi meglio, tante volte no. Per quanto riguarda la scelta degli juniores, in settimana qualche piccolo problema, forse di affaticamento anche per gli Eboa. Sì. Per quel che riguarda invece l'utilizzo degli juniores, pensi per esempio di sostituirli, dargli un po' di riposo a Yebo e magari di utilizzare anche Marseglia, questo giovane del 96 che è arrivato? O Gaetano, perché ti dico, anche Gaetano, ti dico la verità, l'ho visto molto bene questa settimana. Marseglia poco è pronto. Diciamo che stanno tutti bene, devo solo scegliere. Ma l'ipotesi Gaetano del tridente, visto che magari la sostituzione è quella di Eboa, è praticabile? Sì? Ci può stare, certo. Mi ha dato l'assist il collega Sebastio. Proprio su Marseglia, è comunque un giocatore che può giocare a sinistra, mi pare. Tu lo... O come terzo centrale. Infatti io proprio può fare benissimo tutti e due. Era proprio questo che ti volevo chiedere, come hai intenzione di fare benissimo tutti e due. Perfetto. Parliamo del Torrecuso, che oltre a Zerrillo dovrà rinunciare anche a Terraciano, altro giocatore esperto di difesa. Che tipo di partita prevedi, soprattutto nell'approccio, perché il Taranto nelle ultime due, targato Cazzarocci, è piaciuto nell'approccio. Dobbiamo continuare su quello. Adesso io ti dico, voglio un Taranto, ti dico che non è che molla mai, voglio un Taranto subito dall'inizio, ti dico, bello aggressivo su ogni pallone, poi ti dico dal primo fino a quando fisca l'arbitro. Anche perché noi non è che vinciamo perché ci chiamiamo Taranto. Noi, ti dico, per vincere partite, ti dico, secondo me bisogna sempre lottare, bisogna sempre soffrire su ogni pallone. Solo così riusciamo a vincere. Ciarcià, Marsili, coppia insostituibile a centrocampo? No, ti dico, nessuno è insostituibile. Qualche chance per Mbida? Qualche chance proprio per tutti, anche per Chiavazzo, anche per gli altri. Una cosa, a proposito di continuità, abbiamo detto appunto che il Taranto ha fatto un'ottima prestazione, soprattutto nel primo tempo. Sì, soprattutto nel primo tempo. Poi bisognerà cercare, che siamo diventati lunghi. Forse di squadra. Estendere appunto questo livello di attenzione a tutto l'altro. Esatto, sono perfettamente, ti dico, d'accordo con te. Grazie. Senti, infine uno sguardo alle altre, no? Alle dirette concorrenti. No, le altre non le guardo, Gianni. Non mi interessano. A me mi interessa solo, dico quella di domani. Non c'è un risultato nel quale speri particolarmente, per esempio la vittoria del Taranto e basta. C'è tutte quante le altre, a me non mi interessa. Non ci penserai, per esempio, a Marcianise, Francavilla o Orlando Turris? Assolutamente, no? Assolutamente.